Benvenuti a Buvish TV da Daniela e Davide. Sempre insieme, ovviamente. A Palazzo Galeota questa volta. Ancora una volta una puntata speciale direttamente dal Cineforum Buvish. Perché alle nostre spalle, se si sente, penso di sì che si senta, si sta svolgendo una festicciuola, una festa particolare. Una festa multietnica per i 5 anni dell'associazione AMIT Simbiosi Moderna, i nostri partner ovviamente. In concomitanza con la proiezione del film 17 anni della rassegna Bonavision Cina. Esatto, che tra poco, no? Tra poco, sì, sto vedendo loro. Comunque sì, una mezz'oretta, fidatevi. Tre quarti d'ora. Intanto si mangia fuori, infatti fra poco faremo un giro, vi faremo vedere. Certo. Però questa settimana non dobbiamo dimenticare i nostri resoconti, è partita da giovedì, ricordami la data. Era il oggi 21 17. Giovedì 17 aprile c'è stata la proiezione della rassegna Buena Vision uguali e diversi. Sì, sì, Buena Vision. La rassegna uguali e diversi con il film. Il film Sasha. Vediamo la mia intervista perché me l'hai fatta. E siamo sempre noi. Stasera per la rassegna Uguali Diversi proiettiamo il film Sasha, un film tedesco del 2010 del regista Denis Todorovic. Sasha racconta la storia di un ragazzo, appunto dal nome Sasha, che appartiene a una famiglia montenegrina che vive in Germania da diversi anni. È la storia d'amore sia del ragazzo nei confronti del suo insegnante di pianoforte, ma è anche la storia del suo coming out, un coming out burrascoso che lo porterà insomma a dire ai genitori in modo particolare della sua omosessualità. Bene, poi la prossima volta sarà l'ultima anche per Uguali e Diversi. Anche. Infatti, e questa è la penultima per Buena Vision Cina. Buena Vision Cina, sì. Però, vabbè, sta arrivando maggio. Sì, stiamo per concludere, ma prima di arrivare alla... No, non fare così. Prima di arrivare alla serata che sta avvenendo in questo momento, voi la vedrete quando no, è già accaduta. Però cronologico, c'è stato qualcosa venerdì scorso. Dobbiamo raccontarvi qualcos'altro. Sì. Sì, siamo andati a dare una sbirciatina alla Mondadori, alla libreria Mondadori, dove quasi ogni venerdì si tiene la presentazione di un libro. E questa volta è stata la volta del libro Rivelazioni al femminile di varie autrici a cura di Alessia Amato e della edita di Taranto. Che dici? No. Andiamo a vedere che cosa abbiamo ripreso di questa serata, di quante interviste, tantissime. Andiamo a il buffet. Allora, lanciamo subito il servizio e poi andiamo a mangiare. Mondadori, ciao. Mondadori, non si direbbe, è un bel divano, vero? Però qui ci si può anche rilassare scegliendo i libri, leggendo. Stasera in particolare c'è una presentazione, la presentazione di un libro che si chiama Rivelazioni al femminile, che si terrà proprio in questo spazio. Adesso vi faremo rivedere il resto. Un libro che è una raccolta di racconti al femminile, quindi con diverse autrici, a cura di Alessia Amato. Al libro, alle storie, si accompagnano anche delle immagini, delle foto, scatti sempre di autrici femminili. E noi abbiamo colto proprio una di queste autrici. Mi trovo accanto ad una delle autrici, delle fotografe, delle immagini che sono presenti in questo libro, Ania East. Anna Grazia Miccoli, in arte Ania East, un nome così eclettico, penso. Un nome d'arte. Sì, sì,
Quale di queste? La mia foto è questa, è, in pratica appartiene ad un progetto, sono delle foto dei miei autoscatti, della mia persona a pezzi. E avevo inviato diverse fotografie di questo progetto alla curatrice e lei ha scelto questa ed un'altra è stata inserita anche nel libro. E quindi come si è... L'immagine della quarta di copertina comunque. Quindi come si è trovata in questo particolare progetto tutto al femminile letterario? Sono stata invitata dall'editore e da un'amica principalmente, mi avevano inviato un invito, io l'ho accolto volentieri. Questa bella raccolta di racconti al femminile, Angela Ferilli che ha due dei suoi racconti in questa raccolta, ce ne parla. Allora, i miei racconti si chiamano In punta di labbra e Brutta bestia la gelosia. C'è stata già una prima presentazione alla quale io purtroppo non ho potuto partecipare l'8 e il 9 di marzo, proprio per festeggiare la donna e quindi all'ipogeo di Palazzo Galeota, dove peraltro fino a un mese e mezzo fa ho lavorato perché io lavoravo al Servizio Cultura. Per una brutta influenza e quindi ho saputo che uno dei due racconti, Brutta bestia alla gelosia, è stato abilmente letto da un'attrice, Trizia Pulpito, che fra l'altro è una delle anche, e evidentemente lei l'avrà sicuramente letto molto bene, però a quanto pare c'era materia perché mi hanno detto che ci sono stati molti applausi e molte risate. Peccato non ci fosse. E quindi questa sera, se ci sarà l'opportunità, io penso di sì, sarò io a leggere invece In punta di labbra, che dei due è quello al quale io tengo di più perché è meno spiritoso, diciamo, però è sicuramente, cioè io comunque vengo dalla narrativa, ho scritto un romanzo sicuramente pubblicato, un altro in cerca di editore per il momento, avevo fatto anche altre pubblicazioni in passato, un saggio sul bambino da 0 a 3 anni e una biografia romanzata sul parroco del Duomo di Taranto dagli anni 60 agli anni 90. È una scrittrice. Diciamo che essere scrittori è, come dire, è molto aleatorio, cioè non lo può dire chi scrive. Diciamo che siamo tutti autori. Dopodiché a decretare chi davvero è scrittore oppure no e chi legge, in effetti. È stata una bella esperienza questo progetto. Splendida. Abbiamo con noi altre due autrici. In una battuta, il bello di questa esperienza. Il bello di questa esperienza è essere riusciti a riunire tutte donne, quindi senza una competizione invidiosa, in un unico testo con poesie e racconti. Che parlano di donne principalmente. Che parlano di donne, di emozioni, non solo di donne, ma sicuramente dell'universo femminile. Almeno del punto di vista dell'universo. Certo, femminile. Io sono presente, sono Trizia Pulpito, sono presente con il mio brano Rewind. Bene. E per me il bello di questa esperienza, oltre all'esperienza stessa che è stata fantastica, credo sia proprio quello di aver conosciuto tanti nuovi stili diversi, nonostante avessero tutti i testi un denominatore comune, diciamo, quindi un argomento comune che è quello della donna, si è scoperto davvero un mondo molto vasto, quindi davvero molto bello. Io sono Roberta Criscio e sono presente con due testi, Pagine e polvere e Come sua madre. Non dico difficoltà perché la qualità delle nostre scrittrici è elevata, però non potrebbe certamente... Siamo con l'editore Domenico Sellitti e la curatrice Alessia Amato. Come è nato questo progetto? Chi lo vuole dire? Lo dico io, lo anticipo. Questo progetto nasce, come tutti i progetti, di una collana specifica della casa editrice I Chicchi del Melograno, come idea di rivalutazione del sottobosco culturale, cioè ciò che è nascosto culturalmente parlando nella nostra città nel campo delle arti.
Nello specifico in questa pubblicazione abbiamo voluto far emergere figure femminili nel campo della letteratura, narrativa, breve e poesia e della fotografia. Un connubio che è stato posto in essere in occasione inizialmente in quello che è stato un evento realizzato l'8 e il 9 marzo, dove abbiamo presentato ufficialmente queste nuove autrici che raccontano il loro punto di vista su varie tematiche. E alcune le abbiamo sentite. Alcune le avete sentite. E poi anche queste donne fotografe che con il loro obiettivo hanno voluto fissare dei momenti particolari. È un progetto di rivalutazione, di crescita di quello che è l'idea di una cultura non impegnata ma diversa da portare sul territorio tarantino, ma ovviamente come trampolino di lancio da esportare al di fuori del territorio, le nostre risorse che potrebbero restare ignorate. Dobbiamo tenere d'occhio Edità per la valorizzazione della letteratura tarantina. Troppo buoni, lo dico sempre, effettivamente. Diciamo, teniamo d'occhio Edità. Bene, grazie. Edito dalla... Hai detto che non l'abbia fatto. Ha mai pensato di pubblicarlo? No, questo non, mai. Non ha il coraggio di farlo. No, infatti. Però se c'è l'idea. Un saluto a tutti i telespettatori di British TV. Grazie. Il film 17 anni della rassegna Buona Vision Cina è già iniziato, la gente ha riempito la sala e adesso andiamo a vedere insomma. Teresa, ma quella è vodka? Sì, allora, a parte il piccino. Ciao tesoro! Ciao, bambino palestinese. Ciao! Ti chiamo Yusef. Siamo con la presidente dell'associazione Amit, adesso si festeggiano oggi qui i 5 anni dell'associazione Amit. Sì, allora abbiamo avuto un percorso molto faticoso questi 5 anni, con molte soddisfazioni anche, però è una cosa che vogliamo proseguire, vogliamo continuare questo percorso di dialogo interculturale anche per una coesione sociale maggiore, per una conoscenza reciproca. Salute! Salute! E in questi momenti, diciamo, di festa che organizziamo comunque ogni anno, anche 2 o 3 volte all'anno, proponiamo con questi momenti di convivialità e di buffet multietnico proprio questa condivisione delle conoscenze. Il cibo accoglie, apre le menti, apre il dialogo. L'espressione culturale di ogni popolo. Allora è proprio questo che abbiamo. Ma stasera quante nazionalità abbiamo? Sono 12 nazionalità e non sono. Ho riconosciuto rumeni, polacchi. Rumeni, polacchi, ma sì, poi del Brasile, Palestina, ucraini, cinesi, insomma. Tutti tarantini. Ormai, oramai sì. Perché lo scopo è l'integrazione. Certo, certo. Allora noi diamo una mano per facilitare questa integrazione. Ciao Yusef! Ciao! 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 Morì mai a casa! Ragazzi, mangiamo ici prima a casa! Che non è dialetto tarantino, eh! Rumeno, rumeno, però sono a casa, moriamo a casa, moriamo a casa. Ragazzi, mangiamo qui stasera e moriamo a casa. Ma c'è, mangiamo a ici, moriamo a casa. Si capisce che sei sceso dalle scale del camino. Quindi questa puntata termina qui con tutti questi resoconti particolari. I prossimi appuntamenti ci vediamo direttamente a maggio, vero Davide? Sì, direttamente a maggio, se c'è qualcosa di mezzo, perché sta per iniziare una nuova trasmissione o sbaglio? È vero, potrebbe arrivare una nuova trasmissione a giorni, ma non vi sveliamo di più, anzi forse vedrete il promo a breve, vedremo. Comunque i prossimi appuntamenti per il Cineforum Buvish sono a maggio, dicevamo, il 5 maggio ci sarà di nuovo la Buona Vision Cina.
della rassegna Uguali e Diversi il 9 maggio. Quindi seguiteci su YouTube. Vi racconteremo tutto di quel. Se volete scrivere, c'è info che ho la luce, così tanto non ci scrive nessuno. No, che dici? Non è vero. Continuate a seguirci. Ciao, ciao. Come ti chiami? Nasa. Sa, da quanto tempo sei a Taranto? Da 2 mesi, da 2 anni. Con tutta la tua famiglia? Sì. È bello, almeno siete venuti insieme, è un caso raro. Sì. Ti trovi bene? Sì, con la scuola, con gli amici, mi sono trovata nuovi amici. Che bello, ci fa piacere. Ciao. Dzień dobry, witamy wszystkich zgromadzonych na święcie mediatorów interkulturalnych. Dzisiaj obchodzimy 5. rocznicę naszego zrzeszenia, które gromadzi w środku osoby wszystkich narodowości znajdujących się na terenie Taranto. Dziękuję. Allora, praticamente Teresa ha detto che oggi c'è stata la festa multiculturale dell'Associazione Ambi Signorsi Moderne, qui a Taranto, che altro? Perché mi è sfuggito un passaggio. No. È questo? Mi sembrava molto più lunga. Assalamu alaikum, marhaban bikum fi hafl jam'iyyat Zimbiosi Moderne. Htan l'an nshufu film cinese. Povici. Allora, la signora si chiama? Zahid Rashida. 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 E ha detto praticamente benvenuti a questa serata della festa dei simbosi moderne e alla rassegna del film cinese. Mi ambrama mi serve in festa in tonto simbiosi moderne, associata a multi etniche di mediatori interculturali. Con il bashkëpunim me shoqatën e Buvish, cilën po bëjmë edhe një rasenjo kinematografika. Antonina Hergel, ja z Ukrajini, laskavo prosimo z nami святкувати свято симбіозі модерні. Invece adesso abbiamo Natalia dalla Russia che ci dirà le stessissime cose che ci hanno detto le altre signore con il linguaggio LIS. Thank you.